Salve, sono Alessandro Marchino, stiamo provando con gli amici di Uradio di U Siena Campus per l'iniziativa Studium dell'Università degli Studi di Siena a far partire una diretta Instagram per parlarvi di asteroidi pericolosi e come schivarli. Vediamo se visualizza, sto cercando la diretta con gli amici di U Siena Campus. Oh, perfetto, siamo riusciti. Perfetto, ok, bene, meno male. Perché quelli che avevano tentato di seguirci abbiano. Sì, vedo che abbiamo un sacco di gente collegata. Un saluto a tutti, siete davvero gentili a aver avuto questa pazienza. Per ora passo la palla a Fabiana che deve ricominciare tutto da capo. Allora, intanto buonasera a tutti, scusate i disguidi tecnici, ma dovremmo esserci. Dunque, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Virtual Studium, anche se con un po' di ritardo. Virtual Studium è il progetto di divulgazione online dell'Università degli Studi di Siena, nato con la collaborazione della sezione culturale di Usena Campus con le associazioni studentesche Ciclomaggio e Uredio. Il nostro ospite di oggi è Alessandro Marchini, che ringrazio moltissimo per la sua partecipazione. Alessandro Marchini è responsabile dell'Osservatorio Astronomico di Siena e membro dell'Accademia dei Fisiocritici. I suoi studi si concentrano soprattutto su asteroidi, pianeti extrasolari, insomma, ce ne parlerà più diffusamente lui. E la cosa forse più sorprendente che mi ha raccontato di se stesso è che gli è stato intitolato un asteroide, che è una cosa meravigliosa secondo me. Dunque, una delle scoperte più recenti dell'Osservatorio Astronomico di Siena, è la natura binaria dell'asteroide Casulli, e cioè in poche parole c'è questo asteroide che era già stato scoperto in precedenza da quanto ho capito, grazie alle osservazioni di Alessandro Marchini e dell'Osservatorio Astronomico di Siena, si è riuscito a capire che l'asteroide viaggia insieme a un suo amico satellite. Allora io vorrei che ci parlasse un po' delle circostanze di questa scoperta. Bene Fabiana, ti ringrazio della domanda. È stata la nostra ultima scoperta. Per la verità, di asteroidi dopo ne abbiamo scoperti 9, questo era il nono. E stiamo già lavorando sul decimo, per la verità. Ovviamente non possiamo fare grandi anticipazioni perché sono progetti fatti insieme ad altre strutture di ricerca. In particolare, questa è stata una scoperta divertente perché Casulli è intitolato a Silvano Casulli, che era purtroppo, perché è una persona scomparsa un paio di anni fa, un astrofilo, un appassionato d'astronomia che per primo negli anni Ottanta ha usato una camera CCD come quella che ora usiamo noi con il telescopio dell'università, cioè una camera d'acquisizione immagini astronomiche, per studiare gli asteroidi. Quindi, per questo suo merito gli è stato intitolato un asteroide e a distanza di qualche decennio da questo onore che lui ha avuto, noi abbiamo scoperto che il suo asteroide è anche un po' particolare perché non viaggia da solo, ma viaggia in compagnia di un piccolo satellite che gli orbita intorno. L'asteroide Casulli è un corpo grande 9 km. Di quelli che sarebbero veramente molto molto pericolosi se decidessero di venire a trovarci da vicino, mentre il suo piccolo satellite è comunque un corpo di circa 2 km di grandezza. Noi non vediamo questi oggetti, ma misuriamo la loro luminosità e dalla loro luminosità riusciamo a capire ovviamente se un corpo ad esempio è allungato o se è accompagnato da un pezzo che se ne è staccato oppure lo ha catturato gravitazionalmente nel tempo e poi questo pezzo ha iniziato a girargli intorno. Quindi è stata una scoperta di cui sono particolarmente orgoglioso perché è relativa a un asteroide dedicato a un italiano ed è stata fatta all'interno di una collaborazione che ha visto all'opera 5 telescopi tutti italiani e quindi tutti amici, sono miei cari amici o comunque collaboratori che condividono con me l'utilizzo di un telescopio a fine scientifico che tutti tra il 10 marzo, scusate, tra il 20 febbraio e il 20 marzo, quindi anche le prime settimane in cui eravamo
distanziati socialmente per colpa del coronavirus, io da casa, usando da remoto il telescopio dell'università, ho fatto 7 osservazioni di questo asteroide insieme ad altri 4 telescopi italiani, comunque tutti sparsi nel territorio della nostra penisola, siamo riusciti a determinare la natura binaria di questo asteroide. Ovviamente non abbiamo immagini di questo asteroide, noi vediamo un punto luminoso che cammina fra le stelle, ma vi faccio vedere una rappresentazione artistica. Scusatemi, ma mi sono divertito se è possibile. Ah, non è possibile ribaltare la fotocamera durante le... Ah, sì, certo. Ecco, questa è una rappresentazione artistica di un asteroide binario. Praticamente sono due sassoni spaziali e quella che vedete in lontananza è la loro stella, probabilmente il nostro Sole, visto dalla distanza di un asteroide che normalmente quelli tranquilli, quelli che non ci vogliono male, orbitano tra Marte e Giove, quindi si trovano a distanze dell'ordine di 300, 400, 500 milioni di chilometri. Questo è lo schermo del mio computer e, se non ricordo male, in questo articolo, a parte qualche pubblicità, c'è stata messa anche la mia foto accanto al telescopio con cui ho fatto la scoperta. Il telescopio dell'Università di Siena, che sono onorato di dirigere, perché ovviamente è un piccolo strumento che lavora sotto un cielo cittadino, ma che mi ha dato veramente grandi soddisfazioni ed è un grande orgoglio per me poter lavorare con uno strumento non eccezionale come grandezza, ma sicuramente molto duttile, si riesce a farci delle cose preziose. Per quanto riguarda invece l'asteroide che porta il mio nome, se non ci credete dovete cercarlo su Wikipedia, dovete cercare asteroide Marchini e vedete che è dedicato a Alessandro Marchini, born 1965, informatico, responsabile, direttore dell'osservatorio astronomico dell'Università di Siena, quindi è il mio asteroide. L'unico problema è che non mi hanno dato il telecomando. Non so, ovviamente, ma lui va alla sua orbita, va per conto suo, ed è veramente un onore enorme avere un pezzo di un corpo spaziale che porta il mio nome. Cioè, in inglese si dice named after, chiamato in seguito a Marchini. Non sapete che grande onore possa essere che un mio caro amico, Luciano Tesi, è un amico vecchio di me, perché è un ultra ottantenne, ma veramente informissima, usando un telescopio grande 40 o 60 centimetri nell'Appennino tosco-emiliano, quindi in una montagna, un cielo molto buio, ha scoperto svariati asteroidi e ha deciso uno di dedicarlo a me e uno al professor Millucci, che è ora in pensione, ma è stato lui che ha iniziato le attività astronomiche negli ultimi decenni all'Università di Siena, che io ora sto continuando. Beh, io spero che questo asteroide non decida di venirla a trovare comunque. No, a breve. Quelli sono lontani, 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 tranquillissimo. Mi hanno dedicato fortunatamente un asteroide tranquillo. Bene, allora io tornerei un attimo al titolo del suo intervento, che è asteroidi pericolosi e come schivarli. Allora, come abbiamo detto, prima di schivarli però dovremmo prima riconoscerli. E quindi in che modo è possibile riconoscere un asteroide? Ci sono dei metodi oltre a quello che ci ha appena detto? E in che modo poi soprattutto è possibile calcolare quanto sia pericoloso per noi? Allora, io mi sono preparato nel mio computer perché mi piace spiegare le cose, cioè mi diverte, scusate, mi piace, spero di riuscire a spiegarle, però mi diverte personalmente spiegare le cose mostrando anche le immagini quando è possibile farsi aiutare dalle immagini che parlano, che descrivono le cose molto meglio di qualsiasi parola. Vi faccio vedere un video, ora devo invertire la telecamera, di come vediamo noi con il telescopio dell'università, che è questo qua, un asteroide delle nostre immagini. Ecco qua, queste sono immagini di un asteroide, anche questo è un asteroide binario, lo abbiamo scoperto noi, e se io riesco a tenere fermo il mio cellulare dovreste vedere un puntino che è l'unico che si muove fra tantissime stelle. Un oggetto che si muove fra le stelle non può essere una stella, perché le stelle si chiamano stelle fisse.
E quindi un oggetto che si muove fra le stelle deve essere un oggetto che è molto molto più vicino a noi rispetto alle stelle che invece sono lontanissime, e questi sono oggetti del sistema solare che orbitando intorno al Sole passano comunque, sono comunque più vicini alla Terra e noi li vediamo muoversi fra le stelle. Quindi le comete e gli asteroidi si muovono fra le stelle e quindi li riconosciamo perché la loro posizione da un'immagine all'altra cambia in continuazione. Considerate che ogni volta che qui avete visto lo spostamento di qualche pixel, in realtà sono passati 5 minuti. In realtà sono passati 5 minuti. Mentre se io avessi una sonda spaziale e potessi andare a vedere un asteroide da vicino, li vedrei così. Questo è un bruttissimo asteroide, grande 500 metri, questo si chiama Itokawa, è dedicato a un giapponese, e come avete visto, gli asteroidi visti da vicino ovviamente sono più facili da descrivere. Per esempio questo ha una forma decisamente patatosa, questo è un asteroide che io l'anno scorso, due anni fa, quando c'era venne fuori il termine petaloso, io mi divertii a tirar fuori che gli asteroidi spesso possono essere patatosi. Questo ha veramente una forma a patata. Noi ovviamente non possiamo vedere questo oggetto che ruota, che cammina. Noi vediamo solo un puntino che cammina dalle stelle, ma dalla luminosità di quel puntino riusciamo a ricostruire la sua forma e riusciamo a ricostruire anche la sua traiettoria fra le stelle e quindi la sua traiettoria nel sistema solare. Un oggetto, ecco perché esistono asteroidi pericolosi, perché i giornali, questo addirittura è USA Today, quindi un giornale americano, spesso fanno dei titoli a chiappa lettore o a chiappa click per quanto riguarda ovviamente i siti internet, in cui ci sono asteroidi grandi come campi di calcio che rischiano di colpire la Terra o comunque sfiorano la Terra. Normalmente quando leggete o sentite dire che un asteroide sfiora la Terra, chiedetevi quant'è la reale distanza a cui passerà l'asteroide. Per la verità, perché comunque esiste questo rischio? Perché questa è un'immagine che secondo me può essere fastidiosa. Queste qua sono le orbite del pallino giallo, al centro di questa immagine il Sole. Le orbite più marcate sono le orbite di Mercurio, Venere, la Terra e poi c'è anche più esterna l'orbita di Marte. E se guardate, tutti quei filini minuscoli celesti sono le orbite degli asteroidi che ci passano vicino. Questi sono gli asteroidi potenzialmente pericolosi, si chiamano esattamente PHA, Potentially Hazardous Asteroids. Sono asteroidi la cui traiettoria fa sì che possano passare a meno di un decimo della distanza Terra-Sole dalla Terra. Ovviamente se guardate questa immagine è veramente spaventosa, perché sembra che ognuno di questi fili possa incrociare l'orbita della Terra. Bene, ricordatevi che per prima cosa questa immagine riaccendo la luce, questa immagine è bidimensionale, mentre lo spazio è tridimensionale, quindi gli asteroidi possono passare sopra, molto sotto l'orbita della Terra. Nell'immagine che vi ho mostrato prima questa cosa non si vedeva. Però così sono riuscito a farvi capire che veramente gli oggetti considerati potenzialmente pericolosi sono tantissimi, sono migliaia. E quindi l'unica cosa che possiamo fare è osservare il cielo. Esistono delle survey, delle collaborazioni internazionali e dei telescopi appositi che sorvegliano il cielo ogni notte, e considerate che certe osservazioni importanti possono essere condotte per 24 ore al giorno, e voi dite sì, ma come fate? Bene, io osservo nelle ore di buio che ci sono a Siena, e quando io sto per terminare perché sta arrivando l'alba, passo il testimone a un mio collega in America, perché da lui sta arrivando la notte. Quando lui termina con la sua notte le osservazioni, passa il testimone a un collega in Asia o in Australia, e poi si ricomincia. Quindi ci sono delle collaborazioni che coinvolgono veramente molti telescopi sparsi per il mondo, e esistono anche dei telescopi specializzati per vedere gli asteroidi il prima possibile, perché la strategia migliore che abbiamo non è quella dei film di fantascienza di bombardarli, perché così li caricheremmo soltanto di radioattività,
e quindi magari li sciogliamo, ma ci facciamo cascare addosso tante bellissime stelle cadenti piene di radioattività. Quindi non moriamo subito per l'asteroide, ma moriamo con più calma per i tumori dovuti ovviamente a una pioggia di radioattività esagerata. Ad esempio, un film molto bello, che se non l'avete visto vi consiglio di vedere, Armageddon, il protagonista è Bruce Willis, Bruce Willis davvero in forma in quel film, e non ve lo spoilerò più di tanto, ma la soluzione che vi ho appena detto è quella che viene usata nel film Armageddon, perché era l'unica possibile in quel momento, cioè l'asteroide avevano pochi giorni per difendere la Terra e decidono di bombardarlo con tutto l'arsenale nucleare presente sulla Terra. Ah, una cosa simpatica ci tengo a dirvela a proposito di asteroidi pericolosi è che tutte le nazioni sono molto collaborative quando si parla di difesa dallo spazio, dai pericoli naturali provenienti dallo spazio, quindi pezzi di asteroidi o pezzi di comete che potrebbero impattare il nostro pianeta. Sapete perché? Vanno tutti molto d'accordo, Putin, Trump, Kim Jong-un, chiunque ovviamente sia un capo politico sulla Terra deve andare d'accordo con gli altri, perché fino a poche ore prima dell'impatto non sappiamo dove cadono. Quindi Putin, se sapesse che magari casca su Washington, o Trump viceversa, se sapesse che l'asteroide casca sul territorio dell'Unione Sovietica, della Russia, scusate, potrebbe anche lasciar perdere. Ma siccome fino a poche ore prima non sappiamo esattamente dove cascano, è bene che le potenze mondiali vadano tutte d'accordo per realizzare una efficace difesa planetaria, ed esiste. E a parte questo metodo Armageddon di bombardamento di asteroidi, una volta identificato, nominato un asteroide, nel caso fortuito in cui ci si dovesse accorgere che la sua traiettoria attraversa l'atmosfera terrestre e potenzialmente quindi ci dovrebbe colpire, esistono dei metodi per riuscire a schivarlo, comunque riuscire a deviarne la traiettoria, se ancora non esistono? Quali sono i metodi che si stanno studiando, per esempio quelli non fantascientifici? Ok, allora intanto ti faccio vedere che questi video che vi mostro adesso sono nel canale YouTube dell'Osservatorio Astronomico dell'Università. Questo è un bolide diurno, spero che parta, ok. Una dashcam, una di queste camere in macchina, registra un'esplosione in cielo. Non so se si riesce ad apprezzare anche nella diretta. Sì, si vede, io lo vedo bene. Ok, se no andatevi a cercare questo video nel nostro canale. Sì, poi magari lo linkiamo anche per gli amici di Usiana Campus nelle storie. Ok, questo qua è un meteorite praticamente, un pezzo di asteroide che ha deciso di entrare nell'atmosfera terrestre. Scusate, mi rimetto con la telecamera frontale. In questo, ovviamente, noi abbiamo il grandissimo vantaggio, a differenza della Luna, per esempio, che è piena di crateri perché non ha nessuna protezione, la Terra ha il vantaggio di avere il suo guscio protettivo, l'atmosfera. L'atmosfera è fondamentale per il nostro pianeta. E so che Studium tratta anche argomenti di qualsiasi disciplina, però nel mio dipartimento, il Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, gli ambientalisti ovviamente hanno molto a cuore lo stato dell'atmosfera. Ecco, oggi parliamo di asteroidi pericolosi. Sappiate che il 99% dei pezzi di asteroide che cerca di colpire la Terra vengono disintegrati dall'atmosfera, quindi la nostra frena, poi si scalda, riesce a sciogliere i legami atomici e quindi crea una piccola esplosione, una piccola grande esplosione, e quindi il 99% degli oggetti che cercano di colpirci sono disintegrati dalla nostra atmosfera. Quindi è un grandissimo scudo protettivo la nostra atmosfera. Sulla Luna anche il sasso più piccolo che decide di colpirla va e lascia il segno. Infatti ieri sera abbiamo fatto una diretta Facebook dalla nostra pagina dell'osservatorio e abbiamo mostrato quanti crateri si possono vedere sulla Luna. Ovviamente alcuni crateri sono presenti sulla Terra, poi la Terra con l'atmosfera ha avuto anche le piogge, i venti che hanno ovviamente levigato le tracce di
vecchi impatti asteroidali o impatti di meteoriti. Però ecco, la prima cosa che ci protegge è la nostra stessa atmosfera. Ci protegge per oggetti ovviamente fino a una certa grandezza. Oltre a una certa grandezza il pericolo è reale. E oltre a una certa grandezza, la strategia che funziona meglio e che non è mai stata fortunatamente provata, perché diciamo che dopo i dinosauri il nostro pianeta sembra non aver avuto bisogno di difendersi da altri impatti, la migliore strategia è quella cosiddetta dell'impatto cinetico. Praticamente, invece che preparare una sonda, che comunque andrebbe preparata, quindi una missione spaziale la devi comunque preparare, in Armageddon, film di fantascienza, Bruce Willis comandava un'astronave che va verso l'asteroide e lo bombarda. Sappiate che un'esplosione nello spazio non ha nessun effetto, perché le esplosioni funzionano purtroppo sul nostro pianeta per l'atmosfera, perché lo spostamento d'aria è quello che realizza dal punto di vista cinetico l'esplosione. E cosa succederebbe nello spazio? Nello spazio succederebbe che non gli fai neanche il solletico se fai esplodere una bomba potentissima vicino a un asteroide o in avvicinamento a un asteroide. Quindi praticamente le esplosioni nello spazio non fanno nemmeno boom, perché ovviamente non essendoci l'aria non c'è nemmeno il mezzo che trasporta il suono. Quindi diciamo che sparare le bombe nello spazio non sa di niente, proprio è una cosa assolutamente poco divertente. Mentre costruire la stessa sonda e andare a cercare di colpire più forte possibile, con l'angolo migliore possibile, l'asteroide, questo si chiama impatto cinetico e si pensa che sia la miglior strategia di difesa. Per poterla mettere in pratica, una strategia del genere, dobbiamo sapere prima possibile qual è se un certo asteroide scoperto oggi ci rischia di colpirci fra un certo numero di mesi o meglio di anni, perché più tempo abbiamo per preparare la missione, per studiare l'asteroide, e meglio sarà organizzata la missione. Considerate che normalmente per realizzare una missione spaziale servono al minimo 6 mesi. Quindi se io scopro un asteroide stasera che fra 3 giorni impatta la Terra, non posso fare nulla, non abbiamo difese. Ma tutti i telescopi, compreso il nostro, che studiano ogni notte gli asteroidi, se io stasera scopro un asteroide che fra 3 giorni impatta la Terra, questo significa che l'asteroide è piccolo e probabilmente o si disintegrerà completamente nell'ingresso con l'atmosfera, oppure farà danni molto molto limitati e probabilmente cadrà in una zona inabitata, perché fortunatamente il nostro pianeta ha grandi zone deserti, gli oceani, comunque anche i deserti nei continenti. Quindi se lo scopro stasera ed è imminente, vuol dire che è piccolo, altrimenti sarebbe stato scoperto prima. Se lo scopro stasera e vedo che è ancora molto lontano, vuol dire che è grande, perché se lo vedo stasera ed è lontano, vuol dire che la luce del sole lo illumina e con il mio telescopio comunque a vederlo, deve essere grande. Se non mi risulta essere in quella posizione nessun asteroide, vuol dire che lo sto scoprendo, che è un oggetto nuovo. A quel punto lo devo seguire per qualche ora, devo passare il testimone con delle allerte internazionali efficientissime, perché deve essere seguito per calcolarne l'orbita. Una volta calcolata l'orbita, sappiamo ad esempio che fra 9 anni ci passerà troppo vicino, forse ci colpisce. A quel punto vengono attivate tutte le strategie di difesa. C'è una missione, ormai termino questo argomento, Fabiana, scusami, c'è una missione spaziale che si chiama AIDA, Asteroid Impact Deflection Assessment, che è costituita da 2 sottomissili ed è una missione congiunta ESA-NASA, quando ti dico che per la difesa planetaria si va tutti molto molto d'accordo, anche perché ovviamente c'è da reperire un sacco di soldi per le missioni spaziali. Ma si è visto per esempio con la costruzione, la messa in orbita della Stazione Spaziale Internazionale, insomma, tutti stanno collaborando perché funzioni al meglio. Adesso anche con SpaceX stanno, se non sbaglio, stanno collaborando per evitare di usare. C'è bisogno di grandi collaborazioni sia dal punto di vista economico ma anche di competenze. In Europa e noi soprattutto in Italia abbiamo tantissima tecnologia buona per le missioni spaziali. Siamo noi italiani
diciamo che spesso non ci consideriamo all'altezza, invece siamo veramente molto molto bravi tecnologicamente, siamo molto richiesti. Il problema è che spesso i nostri pezzi migliori vanno a lavorare all'estero perché in Italia non hanno grandi chance, però diciamo che sia la tecnologia italiana che le menti italiane sono molto richieste. Comunque, questa missione AIDA composta da due sottomissioni, prevedeva a breve, perché poi ne parleremo magari, il coronavirus purtroppo ha costretto a dei rinvii anche delle missioni spaziali, prevede di lanciare una doppia sonda, cioè in un lancio unico parte comunque un'astronave fatta da due pezzi. Un pezzo inizierà a orbitare, raggiungerà dopo un viaggio di molti mesi un asteroide che si chiama Didymos, che è un asteroide grande 850 metri. Intorno a Didymos è una piccola luna, come quella che abbiamo scoperto noi su Casulli. La luna di Didymos, che è stata soprannominata Didymoon, la luna di Didymos, è piccolina, è solo 150 metri e orbita intorno al corpo principale. La missione AIDA, anzi in questo caso la sottomissione DART si chiama, metterà una navicella, una sonda in orbita intorno al corpo principale, scusate, al satellite, a Didymoon, e lo studierà per bene, e l'altra sonda più pesante, più grande, verrà lanciata a tutta velocità per colpire la piccola luna di Didymos, quindi Didymoon, e cercherà di spostarla di un centimetro. E noi da Terra, anche con il nostro telescopio, ma tutti i telescopi che sono ovviamente aiuteranno la NASA e l'ESA in questa missione, e la sonda che sta che rimarrà comunque a sorvegliare l'esito di questo impatto, vedranno se questa deviazione di un millimetro, di un centimetro, quindi una leggerissima variazione dell'orbita del satellite, quindi della lumina di Didymos, ha avuto effetto. A quel punto sappiamo quanto era pesante la sonda che gli è stata scagliata addosso, a che velocità si è stata scagliata, che angolo di impatto ha avuto. L'asteroide viene studiato da vicino dall'altra sonda, quindi sappiamo come è fatto, quanto è grande esattamente, la sua forma, la sua densità, e vedremo l'effetto di questo impatto, che sicuramente ci sarà, perché nello spazio, nel vuoto, un piccolo impatto anche di un corpo ovviamente molto più piccolo potrebbe avere comunque l'effetto sperato. A quel punto avremo un modello, sapremo che siamo riusciti a deviare un corpo di 150 metri di un centimetro, che ovviamente quel centimetro dopo un'ora, dopo una settimana, un mese, un anno, sono diventati chilometri. E è quello che vogliamo fare. Se scopriamo che un asteroide vorrà colpire la Terra fra qualche anno, noi in largo anticipo dovremo colpirlo e deviarlo di una frazione di grado nella sua orbita, perché così quando lui aveva dato appuntamento alla Terra nello stesso punto, nello stesso istante, nello stesso momento, noi saremmo riusciti a deviarlo di qualche centimetro con un impatto che dopo un certo numero di anni, quei centimetri sono diventati migliaia di chilometri e quell'asteroide non ci colpirà più e ci passerà accanto, come succede ogni notte serena. Considerate, io ogni sera alle 7 in orario estivo, come adesso, se altrimenti lo ricevo alle 6, ricevo una mail con l'elenco degli oggetti che ci passano vicino ogni notte, perché ovviamente sono una rete internazionale di collaborazione per la difesa del nostro pianeta. E la mia compagna Francesca ogni sera, quando sente quella notifica, mi dice: non voglio sapere niente. Comunque in quell'elenco qualche volta ci sono 0 oggetti, quasi mai, a volte ce ne sono 10, ma mediamente ce ne sono 4, 5, 6, 7. Si chiamano NEO, Near Earth Objects, e ovviamente quelli che vengono elencati sono quelli scoperti recentemente. Stanotte, proprio poche ore fa, ci ha sfiorato un sasso, non sappiamo quanto grande, ma è passato 80.000 euro. Quello ci ha veramente sfiorato, perché è un terzo, un quarto della distanza che ci separa dalla Luna, un quarto, un quinto della distanza che ci separa dalla Luna. Quello ci è passato abbastanza vicino, però è stato scoperto ieri e quindi doveva essere pochi metri. Diciamo che l'asteroide che è stato scelto per questa missione di cui vi ho parlato finora, Didymos, e soprattutto la sua lunina Didymoon di 150 metri, è la dimensione
considerata il limite oltre il quale, cioè sopra 150 metri, gli asteroidi ci fanno veramente paura. Per questo è stato scelto quell'oggetto. Un oggetto tranquillo, non ci minaccia. Lo studiamo come modello. Lo studiamo perché ovviamente non vogliamo spezzare un asteroide. Cioè è la prima volta che l'uomo tenterà di cambiare di una virgola la geometria della meccanica celeste. Però è un esperimento veramente importante, credetemi. Cioè, ora capisco che esistono i puristi di ogni cosa e che bisognerebbe non disturbare mai la natura nella sua bellezza, però questo è un esperimento veramente importante. Se esisterà in futuro una minaccia per il nostro pianeta, questo esperimento forse ci riuscirà a dare le indicazioni su come agire per difendere il nostro pianeta. Anche perché il pianeta nostro è unico, non esiste un pianeta B, è un piano B. Esatto, infatti nei commenti ci dicono siamo tutte Francesca, immagino, perché nessuno vorrà mai sapere effettivamente quante volte rischiamo di essere colpiti, meglio guardare le stelle cadenti a quel punto. No, ecco, le stelle cadenti sono granellini di polvere, piccoli sassolini, che però sono esattamente i risultati della frammentazione di un asteroide o di una cometa, pezzi di sistema solare che incrociano la nostra orbita. Sono spesso le stelle cadenti, sono polveri lasciate da una cometa che ha attraversato l'orbita della Terra anche molti molti anni prima che quando riusciamo a vederle. Però ecco, quelli sono uno spettacolo. Anche se io vi dico che non sono stelle che cadono, ma sono granellini di polvere o sassolini che si disintegrano nell'ingresso con la nostra atmosfera, voi mi raccomando, continuate a esprimere desideri, perché sono comunque eventi spettacolari e imprevedibili. Quindi, non sapendo che può succedere, se lo vedete, avete comunque assistito a un vero spettacolo della natura, che fra l'altro, tradotto scientificamente, è la nostra atmosfera che ci difende da questo oggetto che altrimenti avrebbe potuto prendervi in mezzo agli occhi, avrebbe potuto uccidervi. Allora, un'ultima domanda che volevo fare era riguardo di quello che lei ha detto prima, e cioè che naturalmente per preparare missioni spaziali è necessario molto tempo. Io immagino che anche per quanto riguarda lo studio di asteroidi e corpi celesti ci siano state delle missioni che per colpa di questa pandemia che ha colpito insomma tutto il mondo ormai devono essere forzosamente posticipate. Qualcuna che ci può citare, che le è dispiaciuto particolarmente scoprire della sua posticipazione, magari qualcosa che poteva essere davvero utile fare nel più breve tempo possibile? Allora, si parlava del eventuale pianeta B. Il pianeta B non esiste. Teniamoci molto caro il nostro pianeta, la qualità della atmosfera, che oltre a difenderci dagli asteroidi ovviamente deve essere sana, respirabile, ci protegge da raggi nocivi del sole. Insomma, sono tutte cose fondamentali per il nostro pianeta, la qualità del suolo, la qualità delle acque, la qualità dell'aria. I miei colleghi ambientalisti sono ovviamente scienziati importanti per la salute del nostro pianeta. Le missioni spaziali, la prima che mi è alzata all'orecchio, che è stata rinviata, che era prevista per quest'estate, non mi ricordo il nome della missione, mi dovrei scusare, una missione doveva portare un'altra sonda, l'ennesima sonda su Marte. Su Marte ovviamente gli unici due corpi celesti su cui l'uomo ha messo il piede sono la Terra e la Luna. Sulla Luna hanno camminato 24 piedi. 12 astronauti sono scesi sulla Luna tra il 1969 e il 1972. Mentre per quanto riguarda altri corpi celesti, ci abbiamo fatto scendere delle macchine costruite dall'uomo. Su Marte ci sono atterrati tantissimi robottini, uno simpaticissimo che manda dei selfie spaziali, si chiama Curiosity, e che è davvero ancora in funzione, e doveva partire una missione spaziale. Ecco, Marte dovrebbe essere, dopo la Luna, l'oggetto più facile da raggiungere. Sembrava che la NASA volesse arrivarci addirittura nei prossimi 10 anni. L'anno scorso, celebrando il 50° anniversario della conquista della Luna, la NASA ha annunciato una missione Artemis per ritornare sulla Luna e farci una base spaziale permanente,
perché poi da lì sarebbe stato più semplice ripartire e andare verso Marte. Il viaggio sulla Luna dura qualche giorno, il viaggio su Marte dura 6 mesi ed è veramente noiosissimo stare così dentro una scatoletta per 6 mesi, però le persone, io ormai sono fuori fascia di età, ma hanno trovato comunque persone disponibili a fare il loro bel viaggio di 6 mesi di andata e 6 mesi di ritorno. Però prima di quello dobbiamo mandare su Marte degli avamposti tecnologici che preparino un minimo di ambiente, perché su Marte purtroppo l'atmosfera c'è ma non è respirabile, l'ossigeno c'è ma è troppo poco, la pressione c'è ma è troppo poca, quindi diciamo che non è un pianeta B adatto ad ospitare la vita. Ma Marte non le possiamo evitare comunque in ogni caso. esatto, quindi dovremmo costruire delle bolle vivibili su Marte, e queste potrebbero essere costruite da dei robot prima che ci arrivi l'uomo. Questo doveva iniziare già quest'anno con un'altra sonda, doveva partire quest'estate. Non sono stati fatti gli ultimi test che erano previsti prima del lancio di questa sonda, e praticamente il rinvio, invece di essere a fine emergenza del coronavirus, come stiamo personalmente rimandando tutti i nostri impegni normali per quanto riguarda lo spazio e per quanto riguarda viaggiare su Marte, dobbiamo aspettare che Marte e la Terra si trovino vicini dalla stessa parte rispetto al Sole. Quindi succedeva quest'estate e succederà fra 2 anni, quindi questo è un rinvio non di 3 mesi, supponendo che 3 mesi sarebbero potuti bastare per superare i mesi cruciali dell'emergenza per il Covid-19, ma in questo caso per andare su Marte il rinvio è di 2 anni. E anche il futuro telescopio spaziale, il James Webb Space Telescope, doveva già essere partito. Per problemi tecnici durante i test prima del lancio è stato già rinviato 2 volte il suo lancio, e già la NASA ha comunicato che quello che dovrà sostituire l'Hubble Space Telescope, questo James Webb Space Telescope, che fra l'altro è costosissimo e dentro ci sono strumenti a cui io tengo tantissimo, perché occupandomi anche di pianeti extrasolari, dentro il James Webb Space Telescope c'è stato messo uno spettroscopio in grado di rilevare le atmosfere dei pianeti extrasolari. Cioè finalmente non solo riusciremo a scoprire pianeti orbitanti intorno a stelle diverse dal Sole, se sono alla distanza giusta dalla loro stella per avere condizioni di temperatura abitabili, ma per esempio la Luna è alla stessa distanza dal Sole della Terra, ma non è abitabile perché non ha atmosfera. Finalmente, grazie al James Webb Space Telescope, riusciremo a scoprire anche se questi pianeti extrasolari hanno le atmosfere adatte per ospitare la vita. Per esempio, Venere ha un'atmosfera, ma se andiamo su Venere moriamo in un millesimo di secondo, ci squagliamo perché ha un'atmosfera acida. Quindi il James Webb Space Telescope dovrebbe servire anche, farà mille cose meravigliose, ma una cosa davvero importante da questo punto di vista sarebbe quella di poter studiare le atmosfere dei pianeti extrasolari. E il James Webb Space Telescope, già rimandato un paio di volte, doveva partire il prossimo anno, probabilmente sarà rimandato di un altro anno ancora. Quindi allora, l'emergenza del coronavirus purtroppo ha costretto tutte le agenzie spaziali a dei rinvii. Vedo una domanda dal pubblico, credo sia l'ultima poi. Ma allora, la stazione spaziale internazionale non è a rischio, immagino sempre per a rischio asteroidi, dato che non sappiamo esattamente quando colpirà, qualora dovesse colpire la Terra, dove esattamente colpisce. Allora, scusate, ma mi stanno suonando il campanello di casa. Grazie Marina. È la vicina di casa che mi ha portato credo qualcosa da mangiare, quindi Marina è preziosissima. Allora, torno in postazione. La stazione spaziale internazionale, che è l'avamposto dell'uomo sullo spazio, è un oggetto bellissimo. È un laboratorio dove lavorano 6 astronauti in contemporanea, e possono addirittura abitarci fino a 9-10 astronauti, ma è attaccata alla Terra. La stazione spaziale internazionale vola a soltanto 400 km di quota, quindi è 40 volte più alta di un aereo, quindi è nello spazio, è in microgravità,
non è in assenza di gravità. Per la verità, anche se vediamo galleggiare gli astronauti, ed è bellissimo vedere video e documentari con la nostra Samantha Cristoforetti, il nostro Luca Parmitano, il nostro Nespoli, che galleggiano nella stazione spaziale, loro non sono in assenza di gravità, perché a quella quota la gravità terrestre è ridotta solo del 10%. Quindi è già una buona dieta, perché io che peso 87 kg, se vado sulla stazione spaziale subito peserei con un 10% in meno di 80 kg, quindi è già una buona dieta. Ma non pensiamo nulla, perché la stazione spaziale è in continua caduta libera sulla Terra. Ma la Terra, essendo sferica, anzi ci sono ovviamente i terrapiattisti collegati, questa cosa non la crederanno, ma mi dispiace per loro, essendo la Terra sferica, la stazione spaziale cade continuamente sulla Terra, ma la Terra gli sfugge continuamente perché ovviamente è rotonda. E questa situazione è esattamente come essere dentro un ascensore che precipita. Nei pochi istanti prima di morire provi l'ebbrezza di non pesare nulla, perché ovviamente sei in caduta libera e galleggi in mezzo all'ascensore in caduta libera. Gli astronauti sono in continua caduta libera sulla Terra. Quindi diciamo che è fuori dall'atmosfera più densa terrestre, ma è comunque protetta dal campo magnetico. Penso terrestre. Di avere un di connessione, scusatemi. Ok, ci sono. Allora. No, okay. Finivo il discorso, spero che i problemi non abbiano riguardato anche me. La Stazione Spaziale Internazionale è a rischio ovviamente di impatti, perché non ha l'atmosfera e la protegge. Infatti ho visto recentemente un video, la NASA e le agenzie spaziali che collaborano con la Stazione Spaziale non lo dicono, ho visto recentemente un video in cui si vede chiaramente che un piccolo pezzetto di un pannello solare, perché la Stazione Spaziale Internazionale è grande come un campo di calcio, ma la parte più grande sono i pannelli solari, la parte abitabile è un cilindro largo 6 metri di tubi interni e lungo diverse decine di metri. Uno piccolo pezzo di pannello solare è stato sicuramente danneggiato da un impatto con un sassolino. Ecco, in effetti sono a rischio, ma non sono così frequenti questi impatti come si pensa, e comunque è stata costruita per essere molto molto resistente. Ovviamente se arriva un asteroide che fa danni sulla Terra, farebbe danni anche sulla Terra. Perfetto, allora io concluderei questo nostro incontro di oggi con la domanda che noi facciamo a tutti i nostri ospiti, dato che abbiamo parecchio tempo da impiegare non solo per fare binge watching su Netflix, ma anche per leggere, qualche consiglio di lettura, magari saggi divulgativi per noi digiuni di studi sugli asteroidi o di astronomia in genere. Allora, poi vi manderò anche ovviamente riferimenti, ma mi ero preparato a questa domanda perché l'avevo vista fare anche agli ospiti che mi hanno preceduto, vi faccio vedere anche le copertine, inizio con un libro per bambini, che questo qui l'ho visto, c'era il mio nipotino, quindi l'ho sfogliato personalmente e mi è piaciuto tantissimo, ovviamente è pieno di illustrazioni e quindi diciamo anche per bambini cresciuti potrebbe essere un'ottima idea per capire un po' di più come funziona lo spazio e come è fatto il sistema solare e come sono fatte le stelle. Poi visto che abbiamo parlato di asteroidi, questo è un libro di Giovanni Pignami e di Andrea Sommariva, Oro dagli asteroidi e asparagi da Marte. Ovviamente il titolo è accattivante e vi assicuro che Giovanni Pignami aveva un modo di scrivere delizioso e ve lo consiglio, è veramente carino. Poi questo qua è uno dei libri che mi ha divertito più. Vi volevo consigliare il mio primo libro d'astronomia letto quando avevo 12 anni, ma non è più in commercio, però lo voglio citare anche se è Al di là della luna di Paolo Maffei. Quello è stato il mio primo libro di astronomia quando ero ragazzino, e davvero è stato esplosivo nella mia testa. Questo invece è un libro che mi ha appassionato tantissimo e sono libri davvero, questo è quasi un romanzo fatto a capitoli, un capitolo ogni mese, e racconta la
della costruzione di un osservatorio nel giardino di casa, Charles Calia, che tra l'altro di origine italiana, un anno passato a guardare le stelle, viaggio di un astronomo dilettante attraverso le stagioni del cielo. È veramente bello. E poi racconta per ogni mese quali sono le costellazioni più belle da vedere anche a occhio nudo. Quindi per avvicinarsi all'osservazione del cielo stellato è un libro che consiglio davvero vivamente. E questo invece è di Daniele Gaspardi, che è un italiano bravissimo e ora lavora ad Atacama. Sapete, Atacama sono i cieli più bui del nostro pianeta, è un deserto su un altopiano in Cile a 4-5 mila metri di altezza, e questo libro che ha scritto qualche anno fa e che poi lo ha rivisto e migliorato ogni volta, Primo incontro con il cielo stellato, e ci sono un sacco di consigli utili per chi si vuole avvicinare all'osservazione del cielo stellato. E vi saluto, visto che Fabiana mi avevi detto, non so se abbiamo riempito il tema. Questo mi ero preparato anche questa immagine. Questa è una slide che proietto spesso perché studiare gli asteroidi, e metto sempre l'immagine dei dinosauri che vedono cadere una stella cadente. Però io vi aspetterei, ovviamente a voi amici di Siena Campus, Uradio Siena, e ovviamente a tutti quelli che ci hanno seguito stasera, in una delle nostre prossime dirette di Facebook, che abbiamo visto anche ieri sera e abbiamo avuto tantissimi contatti. E magari, visto che oggi abbiamo parlato di asteroidi pericolosi e come schivarli, magari in una delle prossime occasioni osserveremo l'asteroide 52768 1998 OR2. Questo non ha un nome, per ora ha solo tipo una targa. Il numero degli asteroidi, per esempio l'asteroide Marchini ha il numero 55196. Il numero degli asteroidi è in ordine di scoperta, quindi è cronologico. Quindi un asteroide che ha un numero più alto di un altro vuol dire è stato scoperto tutto. L'asteroide 52768, che è stato scoperto un po' prima di quello che vi è stato dedicato, il mio asteroide, però insomma non è mio, però è bello che porti il mio nome, l'asteroide 52768, che è quello che il 29 aprile sfiorerà la Terra. E sfiorerà la Terra, stando ovviamente ai titoli di alcuni giornali, no, questo ve lo devo far vedere, perché anche perché sono mi ero preparato un po' di pagine dei quotidiani famosi. Questa è la Repubblica, la NASA, un asteroide grande come l'Everest sfiorerà la Terra. Poi il giorno dopo scrivono, non mi ricordo quale altra testata, e poi ecco, quando vedete queste figure sappiate che sono rappresentazioni artistiche. Non, questi asteroidi non, nessuno li ha visti da vicino. Quando sentite l'asteroide, tra l'altro questo è un asteroide che non sappiamo nemmeno quanto è grande, dovrebbe essere grande tra 1,5 e 4-5 km, quindi è un oggetto che potrebbe essere pericoloso. Ma questo asteroide che sfiorerà la Terra il 29 aprile, e poi lo dice anche la stampa, asteroide grande come l'Everest, il passaggio ravvicinato con la Terra, e poi fortunatamente scrivono passerà la distanza di 6 milioni di chilometri da noi. Ecco, a questi titolisti che scrivono sfiorerà, io gli farei fare a piedi 6 milioni di chilometri, e così un'altra volta ci pensano meglio a scrivere sfiorerà, perché 6 milioni di chilometri è 16 volte la distanza che ci separa dalla Luna, che non ci ha mai fatto male. Quindi 6 milioni di chilometri non è un asteroide pericoloso. Ovviamente, ripeto, esiste la possibilità che altri asteroidi ancora che devono essere scoperti possano diventare, per quello ci stiamo lavorando. NASA ad aprile un gigantesco asteroide fiorirà la Terra. Quindi diciamo che c'è questa eventualità qui. E l'invito che vi faccio, scusatemi se vi ho fatto un po' vomitare muovendo il cellulare, ma cercavo di rimetterlo in postazione, è quello, magari seguite i social anche dell'Osservatorio Astronomico dell'Università di Siena, sia su Instagram, che su Facebook, ho intenzione, magari la prossima settimana, quando la luna piena non darà più noia, quindi devo aspettare che passi la luna piena che illumina troppo il cielo per vedere gli oggetti deboli come questo asteroide visto dal nostro telescopio, andremo a caccia di questo asteroide che il 29 aprile sfiorerà la Terra, ma noi lo cacceremo qualche giorno prima, e in un'altra occasione magari cercheremo di prendere per la coda la cometa Atlas, che a maggio potrebbe diventare visibile. Speriamo da qui a maggio di poter uscire, così magari a occhio nudo ce la godremo davvero in un bel prato tutti. Ma la cometa Atlas è la stessa del film Cloud Atlas?
No, l'Atlas il progetto che l'ha scoperto. Che hanno scoperto più di una, però questa si chiama C2019Y4. Anche questo sembra un numero di targa. C2019 vuol dire che è una cometa scoperta nel 2019, è stata scoperta nel dicembre scorso, quindi poi fa Y4 è perché C2019. Poi viene usata una lettera e un numero, un po' come nelle targhe delle macchine, per designare tanti oggetti scoperti durante l'anno. Ok, allora io la ringrazio tantissimo per questi spunti di riflessione e per i nostri amici di Usena Campus, ma anche per coloro che seguono le pagine dell'Osservatorio Astronomico di Siena. Vi invito a seguire la nostra iniziativa di divulgazione online, sempre alle 17, sempre sul nostro canale Instagram in live. Domani abbiamo il professor Benini che ci parla di riconoscimento delle emozioni nei momenti, insomma, come questi, di psicologia nell'emergenza. Per gli appassionati di astronomia, invece, dopodomani abbiamo Giacomo Bannoli che ci parla di ma quanto è grande questo universo. E quindi oggi abbiamo parlato di cose molto molto vicine, gli asteroidi che addirittura abbiamo paura che ci colpiscano, e con Giacomo, il mio collega bravissimo, in gambissima, Giacomo Bonnoli, sabato vi divertirete invece a capire quanto possono essere lontane le cose che possiamo studiare con i telescopi terrestri. Esatto, quindi vi do appuntamento a seguirci nei prossimi giorni, sempre alle 17, sempre su Usena Campus. Grazie a tutti. Ciao, lunga vita e prosperità a tutti.